Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Batman Arkham Knight. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio è stato attivato il dispositivo nubifragio e siamo nella, come si può dire, cacchina, e dobbiamo andare a indagare su Stagg. Dobbiamo andare da Simon Stagg, dobbiamo tornare ai dirigibili, perché lui sapeva, o comunque lui ha progettato il dispositivo nubifragio, e quindi saprà lui, sarà lui la chiave per trovare la contromossa, la, o comunque i punti deboli di tale dispositivo. Va bene, Batman. Vedi la tua città avvelenata e abbandonata, i suoi abitanti farsi del male a vicenda, fare del male a se stessi. Anche il mondo lo vede. Presto il mondo assisterà a cosa succede all'uomo che tenta di fermarmi. E quando lo farà, saprà cos'è la paura. Stanotte non combatti per Gotham, combatti per tutti questi idioti disperati che pensano che un eroe verrà a salvarli alla prima comparsa delle loro peggiori paure. E stai perdendo. Ma tu sei sicuro che io stia perdendo? No, perché sai, sono arrivato. Non hai ascoltato il briefing? Le maschere possono solo rallentare. Non ti muovere mentre ti rianimo. Sei l'unico con... Joker. Ma guarda questo! Si è rotto ossa che neppure sapeva di avere. Messere, hai avuto un assaggio del nuovo Dinamico Duo. Ah, vabbè. Va bene. Dal nostro ultimo incontro Stagg ha aumentato la sicurezza. Sapeva che sarei tornato. La porta si aprirà solo con la sua impronta vocale. E va bene. Ho molti soldi, tanti che nemmeno Batman saprà fermarci. Sessantatré. Settantacinque. Ottantaquattro. Ho molti soldi. Ho molti soldi, tanti. 100%. Calibrazione vocale completa. Ok. Simon Stagg, aprire. Stagg è riuscito a scappare. Se lo trova la milizia non lo risparmierà. Devo occuparmi di loro prima di mettermi a cercarlo. Ho sintetizzato la voce del cavaliere di Arkham. Ora potrò dare ordini ai suoi. Sganciatela! Prima Batman l'ha massacrato. Vedo come sta. Buona idea. Preparati a bruciare, Batman! Lancio una carica! Sapevo di non aver sognato! Occhi su! Wow! Tre! Due! Ok. L'abbiamo perso, perlustriamo.
detto di recibire. Sotto, vai. Non mi farà mai soffrire quanto me. Batman sa rompere qualche osso, ma io conosco il dolore. Là non c'è niente. Ah sì, ci conosci? Come diavolo fa? Deve essere l'effetto del gas. Non l'ho mai visto così veloce. Proviamolo, ci colpirà ancora. Ma ci sono solo loro due? È scomparso, non lo vedo. È proprio questo il punto. È fatto così, non lo vedi perché è un codardo. Certo. Un codardo che ha eliminato metà esercito. Già, e ancora non riesce a fermarci. È rimasto solo lui. Ho ancora le impronte di Stegg in archivio. Posso mettermi sulla sua pista partendo dal container. Allora, Stegg, dove ti sei nascosto? Hai toccati di cose, eh? Stegg deve aver strisciato a terra per cercare di nascondersi dalla milizia. Sei andato di qua? C'è una scimmia. Eccoti qua. Vieni qui. Ti prego, non farmi male. Dimmi come fermare il nubifragio, o giuro che ti riterrò responsabile per ogni persona morta per mano dello spaventapasseri. È circondato da un campo Nimbus che diffonde la tossina e ne amplifica gli effetti. I veicoli senza cella Nimbus verranno distrutti. Non ti spiacerà se ne requisisco uno? No, certo che no. Fai come vuoi. Lì dentro. Praticamente sei passato da una gabbia a un'altra. Grazie a Stegg, so come affrontare il blindato del nubifragio. Sì? Che gentile. Sto tornando alla Batmobile. Devo inserire questo generatore di nubi nell'unità di alimentazione principale. Ma, sir, la tossina di Crane può penetrare le fibre della tuta. Anche la maschera antigas sarebbe inutile. Se passasse troppo tempo là dentro, chissà cosa le accadrebbe. Allora dovrò essere veloce. Dovremmo essere tanto veloci. Identificazione confermata.
chiamata. Buonasera, signor Stack. Aspetta, quel coso mi dà un po' fastidio, mi mette ansia. Ok, visto che non possiamo fare secondarie, quindi mi va anche bene. Devo andare alla Batmobile adesso. Volare. Come hai convinto Poison Ivy a correre in aiuto della città che ho? Con le minacce, con il ricatto, il fascino. Sta morendo. La mia tossina colpisce la mente degli umani, ma a lei è conosciuta la vita. La dottoressa Isley non può fermarmi, ma sei stato davvero nobile a sacrificarla per Gotham. Oh, hai messo droni ovunque. Ho visto dei tirapiedi con maschere antigas. Inutile. Eccoci lì. E via! Non si torna indietro, Batman! Affronta le tue paure! Vai! Signorino Bruce, spero che non stia per fare quel che temo. Sarebbe azzardato e irresponsabile, persino per i suoi standard. È l'unica opzione, Alfred. Sir, anche se il gas non la stordisce immediatamente, un'altra dose le causerebbe traumi psicologici permanenti. Non ho altra scelta. Devo rimuovere il nucleo lentamente, o il blocco di sicurezza si attiverà. Ci siamo, Batman! Lo senti l'afflusso di quella deliziosa tossina che ti infiamma le vene, insinuandosi in quella tua testolina demente? Io lo sento e come... Divento sempre più forte, Bruce. Ogni volta che respiri mi sento più vivo. Cavolo, quanto è lungo sto coso? Oh. Resta ok. E fai respiri profondi. Bei, respiri profondi. Tutta quella fatica sarà spossante. Non hai sonno, Batman? Dormi, bambino, dormi anche tu, finché alla fine non ci sta. Oh, arrenditi! Vivo non il tuo nero. Riparata. La grigia sta diventando verde. Signorino Bruce, va tutto bene? Sir, è ancora lì? Dammi un attimo, Alfred. Starò bene. Non hai una bella cera, amico. Non ci vorrà molto prima che prenda io il volante. Pensa quanto ci divertiremo allora. Cervello, forza, brutalità, un pacchetto completo. Avremo tutta Gotham ai nostri piedi.
E sai qual è la parte migliore? Che tu sarai lì con me passo dopo passo a osservare tutto dal sedile del passeggero. Non so cosa ne pensi tu, vecchio mio, ma io non vedo l'ora. Signorino Bruce, tutto bene? Meglio. Grazie al cielo, saperlo è un vero sollievo. Devo avvertirla che il livello di psicotossina nell'atmosfera interferisce con gli scanner della Batmobile. Potrebbe avere difficoltà a trovare il nubifragio. Ivy, non trovo il dispositivo nubifragio in questo gas. Eliminane più che puoi. Non posso, Batman. Le piante sono troppo deboli. Allora dimmi dove trovarne ancora. C'è una pianta sepolta sotto Founders Island. La tribù Miagani la chiamava Ayana. La troverò. E troviamola sta nuova pianta di Ivy. Dove caspita sarà? Gotham è mia. Non lo vedi, mondo? Ora l'incubo è davvero iniziato. Ti fermerò, spaventapasseri. Sono a Founders Island. Scansioniamo le radici di Ayana. Ho la pianta di Ivy per eliminare la tossina rimasta, ma il sonar non penetra abbastanza da poterla liberare. Un istante, sir. Proprio sotto di lei c'è una nuova tratta della metropolitana di Gotham in costruzione. Credo che troverà un accesso a Port Adams. Può essere sufficiente? È un inizio. Mandami la posizione. Ok. Missione in metropolitana. La tua pianta è troppo in profondità. Devo scendere sottoterra. Sbrigati, ti prego. Ho raggiunto il terminal container, Alfred. Mi serve l'accesso. Certo, sir. Ma devo avvisarla che le scansioni rilevano numerosi blindati della milizia all'interno. Non per molto. Sono tra me e la pianta. Sir, hanno bloccato l'ingresso. È una trappola. Dragon preso! Numerose unità disattivate! Beh, hai recuperato l'auto. Dovrà essere una degna lotta la nostra. Colpito! Drone colpito, ancora in posizione! Hey. E che cavolo! Diamondback colpito, non reggerà altri colpi! Spostamento drone in posizione laterale! Avvio per lustrazione.
Mi manca quell'ultimo drone lì, ma non so come distruggerlo. L'anarchia degli errori. Smetti di lottare, Batman, e unisciti alle tue paure. Riuscire a raggiungere il centro del deposito dei container. Deve essere qui da qualche parte. Come ci vado? Perché qua? Sir, osservando le immagini satellitari ho identificato una gru a sud del complesso che potrebbe fornire accesso alla zona centrale. Ho segnato il punto sulla mappa. Ci stavo già andando. Ha superato le difese esterne. Chi ne mancano? Il bersaglio Alfa sfondato alla corazza del Diamondback. Spaventa Marsi, mi dicevi? Ha fatto fuori i droni nel terminal container. Perde tempo, non c'è nulla laggiù. Niente che noi sappiamo. Ok. Cello elettrico. Non voglio credere che tu faccia ancora il fattorino per quella adescatrice alla clorofilla. Onestamente, Batman, credevo che facessimo progressi. Lascerai davvero che quella fioraia trasformi tutto nel suo giardino personale? Mai visto quel che succede là fuori? È il paese delle meraviglie di Joker. Che cosa cerchi in quei tunnel, Batman? Speranza. Non la troverai. Una volta cercavo il terrore nella chimica. Pensavo che atomi perfettamente ordinati potessero liberare i demoni di mente. Tu mi hai smentito. E qui cosa c'è? Mi dice di entrare nella Batmobile. Però aspetta.
Il blindato mi ucciderà se provo a uscire dalla grotta. Posso manometterlo temporaneamente con l'infiltratore remoto. Ok. Ih, ce n'è un altro. I sensori del drone sono momentaneamente disattivati, ma posso violarne uno alla volta. Quello precedente tornerà operativo. Colpi molto. Come può il mondo conoscere la paura, il terrore, quando a te, un cavaliere fedele, sempre pronto a uccidere mostri? La paura non è biologia pura, Batman, è più che istinto. La vera paura è assenza di speranza. E la speranza sono ali di pipistrello, spiegate tra le nubi. Certo, certo. Ancora cercando quel vecchio cespuglio di Ivy, vero? È finita, Batman. Barbara è morta. Gotham sta soffocando nel fumo dello spaventapasseri e la tua popolarità precipita come i Grayson volanti al circo del trapezio insaponato. Non c'è più nulla per cui lottare. Questo lo dici te. Avevi promesso che Gotham sarebbe stata al sicuro, protetta. Ora cosa vedi? La mia tossina che soffoca le strade, nasconde la luna, avvelena le piante con cui credevi di fermarmi. E ora, cavaliere oscuro, veniamo a te. Ma non temere. Non è la tua vita che deve finire, ma la tua leggenda. La speranza che incarna. La speranza che muore stanotte. Siamo quasi. Sì, siamo quasi al centro. Però adesso qua mi serve un aiutino. Ah.
Come ce lo porto il coso? Ah, è qui sotto. Ma devo sillabartelo per caso? Lo spaventapasseri ha vinto. Non c'è nessuna città da salvare. Quindi smettila di fare l'eroe e arrenditi al tuo splendido lato Joker. Al mio lato Joker, dici? Ok. Signorino, sono mortificato. La mia indagine sull'identità del cavaliere di Arkham è stata infruttuosa. Niente? Ho una rosa di candidati che non possiamo completamente escludere. Ma no, nessun indiziato vero e proprio. Pensa a chi ha lavorato ad Arkham. Hugo Strange aveva motivazioni personali. Quincy Sharp era squilibrato. Sta dicendo che il cavaliere di Arkham è un complice che vuole ultimare il loro lavoro. Esatto. Attenzione. Non so per quanto ancora riuscirò a resistere. Sergente, è spuntata un'erbaccia di Vinici Churchyard. Andate a tagliarla. Sto inviando dei droni, signore. Bersaglio Alfa avvistato a Thrasher. Fiancheggiato! Sì, vabbè, se io non li vedo e già mi colpiscono. Deboli macchine. Mantieni la battaglia a Churchyard, Batman. Li posso colpire. Sì, però se devo rimanere qua e questi sono tutti qua, io non è che posso. Confermato contatto con molte difese organiche. Ivy lo sta aiutando. Manda altri droni. Ivy aiuta l'uomo sbagliato. Ha abbattuto un drago. Bersaglio, corazza intatta! Drone offline! Che razza di macchinette devolucce! Non deve indurire la corteccia o non la batteremo mai! È come se sapesse dove colpire! Ci sta dando la caccia! Drone abbattuto! Palle il missile! Drone colpito dal bersaglio Alfa! Vi distruggerò tutti! Quattro me ne mancano, dai!
serviranno altri blindati. No, ora dovrà affrontare me. Batman, basta, ti prego. Smettilo di fare l'eroe e di credere di poter salvare qualcosa. Oh, hai trovato un altro albero. Beh, io ancora il lumifragio. Vuoi farla finita? Vieni a Bleak Island. Allora sarà finita. Ok. Molto! Ho eliminato più tossine possibili. Devi trovare il nubifragio. Sta uccidendo le mie piante. Lo distruggerò. Tieni duro. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.